Negramaro, Elisa Giovanotti, Diamanti. Ricordiamo che dai diamanti non nascano Nanta, ma dall'etame nascano i fiori. Ragazzi, giusto Danilo? Giusto. Pensa che questa era la frase che avevo sotto Facebook per un, sì, davvero, per un sacco di tempo. Scritta così. Allora, da base tensiva, di chi è questa frase? Di De André. Ah, cioè, la sai. Era lì, era per darmi un tono. Uno che dice prendavano e che non sa che è De André. Esultiamo per il fatto che tu sapessi di chi è questa citazione. Bravo Danilo. Non è che le scrivo e non so di chi so, ma io non so, come quelli che vanno in giro con le magliette, con la scritta, che ne so. O un gruppo che dice: che disco hanno fatto? Vabbè, mi sono un po' sentito offeso per questa cosa. Lo vedo, seriamente. Allora, se ti ho offeso non volevo, me ne scuso pubblicamente. Non pensavo, adesso ho detto di peggio sul tuo conto. Andiamo. Ma effettivamente non mi sono. Però su De André, non mi toccate. Ecco, la mamma sì, De André no. Ok, scusa. Esultare per le piccole cose arriva. Sono preoccupato, ragazzi, perché già sono senza voce, ma adesso andrà via del tutto. Okay, quindi molto bene. Esultate con me in macchina quando vi succedono quelle piccole cose che dici: ma perché dovrei esultare? Piccole gioie. Andiamo con la prima. Vai in discoteca, questo succede raramente, a me è successo un paio di volte, però può succedere. Vai in discoteca, vai in un locale a fare serata e becchi il barman che ti riconosce e dice che era amico tuo all'università. Tu pure se non l'hai riconosciuto, tu devi far finta di riconoscerlo, perché se beve gratis, ragazzi. Un giro, dai. Ah, Danilo, avevamo fatto l'università insieme. Danilo, quello che sa chi è De André, bravo quello della tesi su De André. Non è mai successo che voi incontriate uno che proprio dice: te conosco, c'ha un ruolo importante, bellissimo. No, perché sei famoso, proprio ti riconosce perché, che ne so, ti ha incontrato una volta apposta. Ogni tanto ti conferma magari la visibilità, ti dà quella cosa che tipo: ma io ti conosco, stavamo in classe insieme. Sì. Allora ragazzi, l'altra esultanza: prendi un pacchetto di crackers dalla crackers. No, il problema è borsa, non è crackers. No, borsa. Ma guarda che tu dici, cioè, perché c'ho la lingua grossa. Ti passa l'aria tra i denti. La lingua grossa, perché io dico borsa e sembra borsa, capito? Ma io dico borsa. Borsa è comunque. Allora prendi un pacchetto dalla cartella. Un pacchetto di cracker dallo zaino, lo tiri fuori ed è tutto completamente integro. È intatto. Questo non può accadere. Non lo devi pippare. Ma non può accadere. Lo leggi. Cercando il pallino di sale. Ma sul tavolo, cerchi di ricomporre. Direttamente in bocca, non te lo mai successo. Posso fare una domanda ai tanti pasticceri? Esiste un pacchetto di lingue di gatto integro? Avete mai comprato le lingue di gatto? Cioè, sempre tutte le lingue. Rilancio Mauris, che sapete, ormai è il mio punto di riferimento. Mi hai fatto il porta banana, fammi il porta crema. Porta cracker. Così non si distruggono. Ancora peggio, perché i cracker l'hanno fatti anche col terzo strappo, visto? Prima era in due, adesso in tre, quindi se sbriciolano ancora di più. L'altra esultanza: se prendi il caffè alla macchinetta automatica. Volevo sapere quanto mancasse. Un minuto. Okay, un minuto. Vai, vado veloce, prendi il caffè alla macchinetta automatica, appena lo prendi, lo bevi e non te caghi addosso dopo 3 secondi, ragazzi! Dovete esultare! Caffè e macchietta automatiche fanno male in tasca, a me fanno l'effetto, ma non tutti. L'ultima di Pasqua. Quando, come sorpresa, ragazzi, nell'uovo di Pasqua non ci trovi il foulard di seta, devi esultare. Beato te, ormai ce l'ho il fazzoletto. Ma c'è scritto seta, prende fuoco al sole. Tu lo metti sotto al sole, quello si brucia. Ma che ce faccio col foulard? Vabbè, serve sempre per la decappottabile. Metti in testa. Dai, mettiamo un disco e poi ci salutiamo. Arriva Quincy con Bob Sinclair, questo è Radio DJ.